Bosso torna in televisione con una serata speciale dedicata a Tchaikovsky e a Mozart. Ci racconta come ha lavorato a questo nuovo evento? L'orchestra mi ha detto facciamolo, il paese ne ha bisogno. Vedere un'orchestra che ti dice una cosa del genere, che si sente responsabile della crescita del proprio paese, allora va bene, facciamolo, anche se ero un po' refrattario. Il lavoro che abbiamo compiuto è stato quello, come sempre, di non dar nulla per scontato. Cioè potevamo fare lo schiaccianoci natalizio e invece abbiamo fatto la Sesta Sinfonia. Mozart è una digressione per farcelo capire. Mozart è il simbolo da cui tutti un po' partiamo in realtà, però è colui che gli ha cambiato la vita. E quindi se non c'era Mozart non c'era Tchaikovsky. Se non c'era Tchaikovsky, non c'era Bosso, non c'era la European Philharmonic, non c'era questa della musica, quindi vedi. Ha detto una cosa bellissima, che la bacchetta è un po' magica. Lei dice, quando io tengo la bacchetta in mano sono una cosa, poi quando esco mi sento diverso, cambio. No, è una realtà anche riscontrata scientificamente. Fare con quella bacchetta fa bene, mi fa stare bene, trascendere se stessi. Cosa che porta la musica a fare è esattamente come il conforto di un amore, come la risata di un amico, e quella bacchetta mi fa stare bene. Io l'ho chiamata una maschera, no? Mi maschera, perché, ma non nel senso di una maschera, noi diamo sempre un'accezione negativa, ma nel senso che mi maschera i dolori. Consiglio di tenere il volume alzato per sentire questa, per uscire fuori dalle case, per far sentire la musica anche fuori. Facciamo una nuova televisione, no? Una televisione che esce dalle case. No, uno è perché davvero questa musica se la senti ad alto volume, perché è un po' come essere lì, le persone che vengono, gli ospiti, sono messi in quella condizione di ascoltare la musica come non capita quasi mai, e anche le persone che ci sono coinvolte dentro. Allora a casa non togliamo quella parete, e poi è bella, cioè, a me piace l'idea di un paese che a un certo punto fa suonare Tchaikovsky da tutte le case, senza bisogno di uno che metta delle casse, che contagi di musica, la musica contagia, continuo a dirlo, la bellezza, l'arte contagia, sono i contagi che dobbiamo chiedere, non gli altri. L'aspettano due concerti a Santa Cecilia, a Roma. È la cosa più bella da fare, sono i concerti, tornare con l'Accademia è una delle migliori orchestre del mondo, non c'è nulla da fare, dentro ci sono dei cari amici, che sono felici, non vediamo l'ora. Certo, se proponiamo Beethoven, che è giusto, questa è la settimana del suo compleanno, era nato ieri, quindi e come sempre io darò tutto me stesso, proponendo le mie idee e godendo del loro suono. È stato bellissimo come a Sanremo la sua presenza abbia poi creato un nuovo interesse per la classica. Questo le ha dato una, immagino, non lo so, ma insomma una grandissima soddisfazione. È stato bello, ma soprattutto è stato solo un momento per far vedere che non esiste solo un modo. E non esiste un modo più giusto dell'altro o che piace più dell'altro. Quello sarà il mio massimo, il mio massima soddisfazione è aver fatto per un attimo acceso un cerino e fatto vedere che non esiste un modo che piace di più e uno di meno, una musica che funziona e una che non funziona. Il resto dobbiamo solo lavorare e migliorare ogni giorno. Ha avuto il privilegio di essere amico del maestro Abbado. Già il solo fatto che sia esistito basta e avanza, ma più importante è stato quel ragazzino che l'ha conosciuto, quel ragazzino che ha suonato con lui studiando, a cui quel maestro, perché è il maestro Abbado, Claudio è Claudio, ma il maestro Abbado ha ancora tanto da insegnare. La musica cambia davvero la vita? La musica cambia la vita, la musica salva la vita, non c'è ombra di dubbio.
salva la vita non solo dei singoli, ma delle comunità. Le fa smettere di fare persino la guerra, immagina. Proprio in quei giorni, faccio un piccolo aneddoto, che se lei ci pensa, a Natale nel 1918, smisero di combattersi tedeschi, francesi e inglesi sotto il segno della stessa canzone, che era Stille Nacht.